Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar. Io sono Michela Di Bitonto di Formez PA. Questo, diciamo, come Formez è il quarto webinar che abbiamo organizzato nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta, che appunto si svolge dall'11 al 17 marzo. E come, diciamo, ciclo Agid, è il secondo, quindi come abbiamo organizzato 5 webinar nell'ambito della convenzione Italia Login Servizi Digitali, appunto con Agid, abbiamo organizzato questi 5 webinar nell'ambito della SA, dedicati ai temi della crescita digitale. Oggi parleremo degli Open Data alla luce della nuova direttiva UE PSI, Public Sector Information. Il webinar durerà un'ora oggi e abbiamo con noi diversi relatori. Abbiamo Gianfranco Andriola di Formez PA che farà un'introduzione ai dati aperti, Gabriele Ciasullo dell'Agenzia per l'Italia Digitale che ci parlerà della nuova direttiva PSI e il progetto Open Coop con Andrea Chiacchiararelli di Open Coop che ci parlerà di questo progetto sugli Open Data. Quindi, diciamo, questo seminario è un po' l'occasione per approfondire questa nuova direttiva europea che incide comunque sulla disponibilità dei dati pubblici, sui dataset, quindi entreremo nel merito con Gabriele Ciasullo di questo tema. E io prendo un po' di tempo, vedo che già siete 156, comunque per parlarvi di questo ciclo di webinar organizzati con Agid. Ieri abbiamo parlato di trasformazione digitale nei territori e del supporto di Agid sulle azioni per la trasformazione digitale, quindi se volete andarvi a vedere la registrazione e le slide che sono state già condivise potete farlo. E poi abbiamo altri appuntamenti. Domani parleremo di competenze e ruoli chiavi per l'innovazione della PA, in particolare parleremo del responsabile per la transizione digitale, del Data Protection Officer e del responsabile della gestione documentale e conservazione del protocollo informatico. Giovedì invece parleremo del nuovo equilibrio tra privacy e trasparenza, quindi quelli che sono gli equilibri da questi ruoli un po' contrapposti, e venerdì concluderemo con gli strumenti per la generazione e la diffusione dei servizi digitali e parleremo di community e anche di riuso software e delle community che sono dietro agli sviluppatori di software. In totale, i webinar organizzati da Formez PA sono 11 in questa settimana e cliccando su questo link 11 webinar potete vedere appunto tutta la lista e i temi che verranno trattati in questa settimana. Dunque, per vedere invece l'elenco completo delle iniziative organizzate nell'ambito della SA, potete andare su questo link e vedere appunto cosa è stato organizzato a livello italiano sul territorio. Ci sono ovviamente iniziative sia online come la nostra, ma anche in presenza, quindi seminari, convegni e quant'altro. Finora ci sono più di 340 eventi e poi sono sempre vengono aggiunti, quindi adesso mi sembra che siamo a 344 in questo momento eventi organizzati in Italia. Allora, potete anche seguire tramite Twitter l'account di OpenGov Italia, dell'OGP Italia, quindi per rimanere aggiornati potete seguire questo account Twitter. E poi io colgo anche l'occasione per comunicarvi che ieri è stato pubblicato il nuovo piano triennale, quindi potete consultarlo a questo link e quindi tutti ci aggiorneremo per vedere quali sono le direttive pubblicate in questo piano triennale per favorire la trasformazione digitale del paese. Allora, poi vi ricordo che su Eventi PA vedrete le slide e pubblicheremo la registrazione dell'evento, quindi qua appunto chi si dovesse perdere qualche parte di questo webinar può andarlo a riascoltare. Allora, io direi a questo punto, vedo che già siete quasi 200, direi di partire, entrare nel vivo del webinar di oggi, del tema di oggi, quindi parleremo di dati aperti con Gianfranco Andriola, il mio collega di Formez PA.
Grazie Gianfranco, a te la parola. Grazie, stai amici, ciao a tutti, ben arrivati. Guardate, noi questo webinar ce l'avevamo immaginato in questo modo. Solitamente buona parte delle iniziative di Formez su questi temi, sui temi di rinnovazione, tendono ad avere come pubblico pubblica amministrazione, dipendenti delle pubbliche amministrazioni e funzionari. In realtà, con l'occasione della settimana dell'amministrazione aperta, da quello che ci è più o meno capitato di capire, nel senso guardando i vostri indirizzi email, guardando le persone che si sono iscritte, la platea si è un po' più allargata, quindi presumiamo, almeno per oggi, di avere in aula persone che, partecipanti che magari sono più incuriosite al tema. E quindi voglio avere un minimo di recap su quello che sono i dati aperti e qual è il valore dei dati aperti. Quindi avevamo pensato di aprire questo webinar con questo intervento proprio dedicato, come dire, ad allineare un po' tutti su quelle che è il tema dei dati e su quali sono le caratteristiche principali dei dati aperti. Una vera e propria introduzione che poi ci è più funzionale a un approfondimento su una importante iniziativa dell'Unione Europea che ormai va avanti da qualche anno della Digital Single Market, che appunto è il tema principale del webinar di oggi, cioè l'intervento di Gabriele Ciasullo sulla PSI. Per completare il quadro, siamo veramente molto felici di poter avere il progetto OpenCoop a conclusione di questo intervento, reduce da un premio importante. Su questo certamente Andrea avrà modo di raccontarvi un po' meglio di che cosa si tratta. Riguardo al tema dei dati aperti, in particolare sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, che è esattamente il punto su cui batte la direttiva PSI, io pensavo che potesse avere senso provare a dare un minimo di inquadramento economico, provare a fare un ragionamento un po' più ampio, prendendola un po' più da dietro e raccontandovi o quantomeno facendovi riflettere sul fatto che in molti casi le rivoluzioni industriali, le grandi rivoluzioni economiche, oltre che a dipendere dalla tecnologia che le hanno abilitate, sono dipese soprattutto dalla disponibilità di materia prima che in qualche modo ha abilitato quella tecnologia. È successo più o meno questo. Cosa con la prima rivoluzione industriale, in quel caso era il carbone che ha dato modo alle macchine a vapore di funzionare, allo stesso modo il petrolio ha dato vita alla seconda rivoluzione industriale e in questo momento, secondo buona parte degli economisti, stiamo vivendo la terza rivoluzione industriale, appunto quella basata sulla materia prima che in maniera sempre più massiva si ritrova a disposizione di chi intende svilupparla e sono appunto i dati, dati di varia natura. Dati di fonte pubblica, di fonte privata, dati personali, dati di qualunque genere, e su questo aspetto, insomma, sul modo in cui i dati vengono prodotti, penso sia necessario, quantomeno rispetto a un'introduzione sui dati aperti, provare a fare un ragionamento condiviso su un fenomeno che si può chiamare con questo nome orribile, che è una sorta di localizzazione del termine inglese, che potremmo chiamare datizzazione, cioè il modo in cui per forza di cose, utilizzando sempre più internet, utilizzando sempre più strumenti tecnologici, finiamo per disporre di una marea di dati. Su questo provavo a farvi qualche esempio, proprio come un ragionamento condiviso da fare insieme. Se riflettete sul fatto che da sempre abbiamo chiacchierato insieme ad altre persone, solo che da un po' di tempo, da quando questa chiacchiera avviene in chat, chiaramente queste chat producono dati e producono metadati. Al di là del senso di quello delle parole che ci sono scritte e delle parole che ci scambiamo, produciamo una serie di metadati intorno a una banalissima chat di WhatsApp. L'ora in cui è stata inviata la persona, il luogo da cui è stato inviato, il tipo di telefono da cui le due persone stanno parlando attraverso quella chat, cioè le informazioni diventano sempre di più e quindi è sempre più facile ipotizzare sistemi per poterle andare a riutilizzare. Un discorso simile si può fare con l'attività fisica, immagino che chiunque di voi si sia andato a fare una corsa recentemente e ha portato in tasca uno smartwatch, uno smartphone oppure al polso uno smartwatch, sa quanto
quanti sono i dati che semplicemente facendo un po' di sport possiamo recuperare, possiamo andare a vedere, sa quanto è interessante monitorare la propria attività fisica e quanto gli strumenti che adesso abbiamo ci rendono questo mestiere molto più facile. Allo stesso modo, da sempre, insomma, abbiamo visto, come dire, la partita di calcio con gli amici e commentato quello che succedeva piuttosto che l'evento televisivo. Da quando questa stessa necessità di comunicazione tra persone diverse passa attraverso i social media, tutte queste informazioni possono essere osservate, possono essere raccolte, è più facile tracciarle, è più facile fare opinione rispetto a una comunità di riferimento che si dà appuntamento su qualunque evento abbia intenzione di discutere. La cosiddetta sentiment analysis, di cui si sente parlare spesso, non è altro che un modo per acchiappare in maniera più o meno automatizzata tutte quelle chiacchiere che prima venivano al bar e renderle disponibili, aggregabili aggregabili dai social network fino a fare un ragionamento condiviso. Questo aspetto è interessante, innovativo, è la prima volta che avviene e a mio avviso è indispensabile farci una prima ragionata rispetto al modo in cui anche la pubblica amministrazione a sua volta produce dati. Per il resto vediamo che anche gli strumenti che tendenzialmente utilizzavamo per fare in un modo adesso si adattano a questo fenomeno di datizzazione. Da sempre abbiamo guardato le recensioni di un film piuttosto che di un libro, di un disco per capire se valeva la pena andarlo a guardare, ascoltare o leggere. Ad esempio il sito Metacritic fa esattamente questa cosa qui, solo che aggrega tutta una serie di dati che arrivano da fonti diverse, dati sulla valutazione di libri, di videogiochi, di serie TV e raccoglie in un unico database tutte queste informazioni in maniera tale che gli utenti le possano scorrere più rapidamente. Allo stesso modo Spotify, così come Deezer o Apple Music, insomma tutti gli altri sistemi di ascolto di musica online, utilizzano tutti i dati della propria comunità di riferimento per offrire servizi. E qui inizia forse la parte più interessante rispetto al ragionamento che stiamo facendo, cioè che i dati producono valore in quanto possono essere la base su cui strutturare nuovi servizi. Questa disponibilità sostanzialmente è data, come dicevamo prima, dall'evoluzione tecnologica e in particolare dalla sempre più massiva diffusione dei cosiddetti sensori. Per sensori prendetelo in senso lato, anche lo smartwatch, il GPS, lo smartphone, il GPS che è caricato dentro il vostro telefono o l'accelerometro che ne guarda, che permette di capire come si sta muovendo, sono tutti sensori che producono dati a loro volta e che quindi possono essere riutilizzati per fare ulteriori servizi. Su questo vi basti pensare al modo in cui, non so se vi capita recentemente, Google Maps, ad esempio, che traccia per gli utenti che l'hanno abilitato gli spostamenti e anche le soste, anche le visite a un ristorante piuttosto che da un altro, da un po' di tempo manda degli alert dicendo se sei stato in questo posto è probabile che ti piaccia anche quest'altro. Sostanzialmente non fa altro che andare a confrontare esigenze, gusti e priorità di utenti diversi, aggregarle e offrire un servizio di raccomandazione rispetto a quelle che sono le singole esigenze tarate sui singoli utenti che utilizzano il servizio. Chiaramente tutto questo pone un problema enorme di privacy e a mio avviso è interessante provare a ragionare sui termini della privacy, in particolare sul modo in cui l'Unione Europea ha declinato il tema della privacy dei dati personali attraverso il GDPR, il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali. E, sempre rispetto alla tematica di questo webinar, cioè alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e al ragionamento sull'economia che si possono creare intorno ai dati, mi piaceva, soprattutto in questa prima parte introduttiva del seminario, provare a farvi ragionare su come il GDPR, oltre ad essere certamente uno strumento di tutela dei dati personali degli utenti che in maniera più o meno consapevole utilizzano servizi diversi e quindi scambiano
i propri dati con una serie di servizi che gli vengono offerti dai grandi player di internet. A mio avviso, uno degli aspetti più interessanti, forse anche uno dei più sottovalutati del GDPR, è proprio il tentativo dell'Unione Europea di regolamentare un mercato che fino a prima del GDPR era assolutamente confuso, cioè appunto quello dei dati personali, cioè dare un quadro normativo certo, ma indubbiamente anche economico rispetto alla possibilità di soggetti diversi di utilizzare questi dati e rispetto alla consapevolezza degli utenti che nel momento in cui utilizzano un servizio di fatto stanno scambiando delle informazioni con dei servizi che ritornano indietro. È una cosa che forse fino a prima del GDPR non era così evidente alla maggior parte delle persone e magari lo è un po' di più sia agli utenti dei servizi sia a chi poi su quei servizi ci va a fare dei ragionamenti. Come vi dicevo, la quantità di dati che produciamo ogni giorno aumenta in maniera esponenziale, ci sono mille riferimenti che possono essere usati in questo caso. Uno dei più curiosi, a mio avviso, sono le macchine Tesla, le cosiddette le macchine che vanno elettricità, le macchine di Elon Musk. Considerate che da quello che la stessa Tesla dichiara, una macchina simile in una giornata normale in cui l'automobilista esce di casa, va a lavoro, fa la spesa e torna a casa, archivia 3 tera di dataset, 3 tera di dati. Quindi è una quantità spropositata di informazioni che prima semplicemente non esistevano e che invece adesso non possono essere tracciate in maniera molto puntuale. Questo ad esempio è il modo in cui una telecamera montata su una macchina di questo tipo osserva la realtà. Vedete, rispetto a un'immagine di questo tipo, la macchina, attraverso un'intelligenza artificiale è in grado di distinguere, quello che vede, è in grado di capire quali sono le macchine, quali sono le persone, come ci si sta muovendo nel traffico e quindi regolarsi di conseguenza rispetto a un'ipotesi di guida autonoma. Questo è quello che sta avvenendo adesso, cioè qualunque sensore, molte delle attività che prima facevamo a prescindere dal fatto che producessero dati, sono destinati a produrre sempre più dati, quindi il dato diventa sempre più centrale. In tutto questo, la pubblica amministrazione è uno dei tanti soggetti che produce informazioni e a differenza dei privati di cui abbiamo visto rapidamente adesso, i dati della pubblica amministrazione appartengono ai cittadini. Su questo volevo prima di provare a descrivere insieme cosa sono i dati aperti e quali sono gli aspetti principali, cioè quali sono le caratteristiche, volevo fare una prima distinzione, cioè non tutti i dati pubblicati dalle pubbliche amministrazioni possono essere considerati open data. In questo senso potremmo considerare i dati aperti come una sorta di sottoinsieme di tutti i dati prodotti dalla pubblica amministrazione. Qualunque dato per poter essere considerato open data deve rispondere ad alcune regole principali. Detto questo, le vediamo più avanti, è indispensabile anche fare questa premessa, soprattutto rispetto alla chiacchierata che stiamo facendo oggi e rispetto alla direttiva PSI, cioè non esistono dati della pubblica amministrazione che non possono diventare open data, a meno che non si tratti ovviamente di dati coperti da privacy, su questo in qualche modo ne abbiamo già parlato a proposito di GDPR, e dati che in qualche maniera compromettano, dati in cui la resa pubblica di disponibilità pubblica compromette la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti. Per il resto, davvero, qualunque dato riusciate a immaginare del prodotto mantenuto, archiviato dalla pubblica amministrazione può diventare open data e per farlo deve rispettare alcune piccole regole principali. La prima di queste è la disponibilità sui motori di ricerca, cioè quando una pubblica amministrazione espone un dataset in formato aperto, deve fare in modo che quel dataset venga indicizzato nei motori di ricerca e quindi l'accesso possa essere fatto da chiunque attraverso una banalissima ricerca su Google. Allo stesso modo, i dati, per essere dati aperti devono essere in un formato che in gergo viene definito machine readable, cioè il dato deve poter essere letto da un'applicazione informatica, per dirla in maniera più diretta. Un PDF scannerizzato non è machine readable perché può essere letto soltanto da occhio umano, sostanzialmente è una replica digitale di un pezzo di carta. Un file Excel, o meglio ancora un file in CSV, è un file leggibile da un'applicazione informatica in quanto righe e colonne e
quindi con qualunque applicazione lo riapriamo, possiamo fare delle elaborazioni su quei dati e quelle informazioni sono davvero riutilizzabili in termini di nuovo valore. Altro aspetto fondamentale di un dataset esposto dalla pubblica amministrazione in formato aperto è la licenza. La licenza non è nient'altro che un contratto che la pubblica amministrazione e chiunque voglia andare a riutilizzare quei dati stipulano in qualche modo, quantomeno la pubblica amministrazione che conferisce a quel dataset e a quelle informazioni una formula in cui sostanzialmente dice che chiunque può utilizzare quelle informazioni anche a fini commerciali, con delle piccole restrizioni. Una di queste solitamente è la citazione della fonte, cioè Google su Google Map può prendere i dati del comune di Roma sul trasporto pubblico urbano, lo può fare, può fare qualunque genere di elaborazione, qualunque genere di servizio, purché citi l'azienda del trasporto pubblico come fonte di quei dati e via discorrendo su qualunque altra applicazione dei dati in formato aperto possa essere utilizzata all'esterno. È una piccola condizione che comunque serve alla pubblica amministrazione in qualche maniera per continuare a essere il soggetto responsabile di quei dati e allo stesso tempo, non avendo restrizioni di tipo commerciale, abilita tutta una serie di riusi che possono essere fatti su quei dati, che forse è uno degli aspetti principali, uno degli aspetti più interessanti. L'aspetto del riuso è centrale in questo momento, se ne parla a lungo a proposito della direttiva PSI, sostanzialmente è nata con questo idea di rendere le informazioni accumulate dalla pubblica amministrazione di dominio pubblico, quindi riutilizzabili da tutti, e materia prima, come dicevamo all'inizio, per generare nuovi servizi. In Italia, su questo magari chiedo a Gabriele, che anche per Agid segue la questione di spendere due parole, il tema dei dati aperti, soprattutto all'inizio, si è caratterizzato come una questione di trasparenza. Io immagino che quelli di voi che lavorano in pubblica amministrazione ricordano quando la pubblicazione del 33 sulla trasparenza dei siti pubblici, dove per la prima volta veniva stabilito per legge che tutte le pubbliche amministrazioni avessero una sezione dedicata, che è la sezione amministrazione trasparente, con i dati della pubblica amministrazione e con tutta una serie di informazioni sulla trasparenza di quell'amministrazione. Lì è stata forse la prima volta che la pubblica amministrazione per i vari enti pubblici si sono confrontati col tema dei dati aperti. Io credo che in quelle sezioni per la prima volta abbiamo visto comparire i file CSV, abbiamo provato, le pubbliche amministrazioni si è confrontato con un tema che in realtà è molto più ampio ed è questo forse il passaggio che ci interessa sottolineare di più rispetto al seminario online di oggi, cioè che è vero che la pubblica amministrazione espone questi dati per una questione di trasparenza, però l'aspetto certamente più interessante, quello più rilevante, quello che dà davvero valore ai dati è nelle possibilità di riuso, nel fatto che qualcuno all'esterno della pubblica amministrazione accede con le proprie competenze a quelle informazioni e le trasforma in servizi per i cittadini. In questo senso ci piace molto ed è anche il taglio che ha scelto di dare l'Unione Europea a proposito di direttiva PSI, di parlare di informazione pubblica come infrastruttura, cioè in un momento in cui l'economia è sempre più digitale, la disponibilità di dati pubblici certificati dalla pubblica amministrazione, resi accessibili a chiunque in maniera assolutamente qualitaria, nel senso che la pubblica amministrazione nel momento, come abbiamo visto prima, rilascio open data, non è che può dire lo rilascio a qualcuno con un contratto di servizio perché mi sta simpatico, a qualcun altro non gli do. La disponibilità è assolutamente trasversale rispetto a qualunque soggetto, che sia Google, o che sia il piccolo sviluppatore, o che sia la Onlus, o che sia lo studente universitario che vuole guardare quei dati per il proprio studio, per la propria tesi, chiunque può accedere a quel patrimonio informativo. E questo aspetto che è interessante perché riporta il tema dei dati aperti all'economia reale, anche all'economia fisica, se ci pensate, esattamente come una strada, dal momento in cui la pubblica amministrazione crea una strada pubblica, un'infrastruttura pubblica, non è che dice a qualcuno che può entrare, a qualcun altro no, semplicemente quella strada, quel bene è a disposizione di tutti. C'è una cosa che a me piace spesso ripetere, la dice Mario Nobile del MIT, che è Mario Nobile che si occupa della digitalizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dice che in questo momento è impossibile immaginare un'infrastruttura fisica
senza una controparte tecnologica, senza una controparte di dati. In un esempio più diretto, provate a immaginare come potrebbe essere un aeroporto se non avesse tutta la sensoristica che permette alla torre di controllo di gestire gli aerei e a tutti gli altri utenti di capire come muoversi nel momento in cui viene chiamato un proprio volo. Allo stesso modo, il MIT in Italia, ma anche altri enti simili nel resto del mondo, inizia a ragionare sulle smart road, cioè su strade che hanno tutta una sensoristica interna e tutta una serie di possibilità di accedere, di connessione, quindi di strutturare servizi su un bene fisico che ha una controparte digitale, una controparte tecnologica. È indispensabile ragionare su entrambi i fronti ed è esattamente quello che da un po' di tempo fa l'Unione Europea con una strategia dedicata che si chiama Digital Single Market, e dove si colloca anche la direttiva PSI di cui vi parlerà Gabriele subito dopo il mio intervento, e appunto di dare una connotazione infrastrutturale all'informazione europea. Soprattutto, e questo forse è uno degli aspetti più interessanti, di farlo in maniera congiunta. La Digital Single Market si pone come proprio obiettivo quello di superare le barriere dei singoli stati europei, creando un'economia digitale che possa essere uguale per tutti. Per dirvele in maniera ancora più esplicita, prima di ripassare la parola a Miki per passare agli interventi successivi, in sostanza quello che vuole fare la Digital Single Market, o meglio quello che vuole fare l'Unione Europea attraverso la strategia Digital Single Market e attraverso la PSI, è non ripetere gli errori del passato dell'economia fisica. Pensate a quanto sia inutile avere prese elettriche differenti in paesi diversi, quanto sia gravoso da un punto di vista economico anche per chi produce un aspirapolvere che deve prevedere in ogni singolo paese una diversa presa e quindi deve reimmaginare un'economia che non parla, economie che per tradizione tecnologica non riescono a parlare tra di loro. Con i dati, la Digital Single Market sta cercando di evolvere questo ragionamento, provando a ragionare in termini di Unione Europea, di paesi che ragionano attraverso un obiettivo comune e quindi si danno delle regole. Queste regole vengono tradotte in standard, quindi sistema di metadatazione standard e sistema di archiviazione standard. Io mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro rispetto alla compressione del tema dati aperti in un quarto d'ora abbondante di introduzione a questo webinar e soprattutto mi auguro che questo intervento in qualche maniera allinei tutte le persone che sono coinvolte in questo webinar rispetto all'intervento che farà Gabriele adesso. Grazie a tutti, ripasso la parola a Miki. Grazie Gianfranco per la chiarezza espositiva e anche per queste bellissime slide. Allora, io direi a questo punto di andare avanti, anche vedo i partecipanti, anche sono molto d'accordo per la tua chiarezza e semplicità con cui racconti questi temi comunque complessi. A questo punto darei la parola a Gabriele Ciasullo, visto che non sono arrivate domande, che ci parlerà della nuova direttiva PSI. Quindi Gabriele, a te la parola. Grazie, grazie Michela, grazie a tutti per la partecipazione, mi vedo insomma, numeroso, abbiamo superato anche la quota 300. Io sono Gabriele Casullo, per chi non ha magari la prima volta che ha occasione di seguire un'attività in cui partecipo, mi occupo di banche dati open data in Agid e in particolare con riferimento anche ai dati territoriali che sono una componente molto significativa del mondo dei dati in generale. Devo dire che Gianfranco ha fatto una panoramica, diciamo, molto ampia e complessa di tutto ciò che ruota intorno al mondo dei dati e probabilmente magari quella potrà essere un'occasione fare insomma, un altro seminario online su questi aspetti per capire poi le varie sfaccettature della valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, che è open data, è trasparenza e condivisione dei dati, gli aspetti che invece diciamo, sono limitanti del riutilizzo dei dati da parte dei privati. Insomma, ci sono varie tematiche che possono essere diciamo, poste in causa e possono fornire oggetto di attenzione e di riflessioni condivise. Torniamo insomma, eventualmente in un prossimo appuntamento. Ora adesso andiamo verso il tema principale di questa
dell'intento di questa presentazione, appunto capire un po' la direttiva PSI da dove nasce e perché in qualche modo ha questa rilevanza, insomma, sempre di più diciamo, attualmente. La parte sui dati chiaramente ha la sua origine, insomma, un po' più attuale sull'agenda digitale europea nel 2010. Poi noi su questo tema in Italia abbiamo avuto due documenti molto importanti di strategia nel 2015, arriviamo poi attraverso vari passaggi al piano triennale 2019-2021 che proprio ieri è stato reso pubblico, quindi è stato approvato, adottato dal Ministro e quindi si può dire che arriva da compimento, a conclusione, un altro aspetto, un altro tassello molto importante dell'economia dei dati, tra le altre cose naturalmente. La particolarità su cui si basa la Public Sector Information, la direttiva PSI, è da questa azione, l'azione 3 del pilastro 1 Digital Single Market che fa parte dell'agenda digitale europea, apertura dei dati pubblici per il loro riutilizzo. L'obiettivo di questa azione, è specificato nel documento europeo, è creare le condizioni più favorevoli per lo sviluppo di servizi e la possibilità di contribuire in modo concreto alla crescita economica. Quindi c'è un legame diretto, immediato, tra dati resi disponibili, secondo un certo paradigma dell'open data che Gianfranco ci ha detto prima, e il riutilizzo di questi stessi dati per una crescita economica. Questo è il rapporto diretto che c'è, diciamo, tra la direttiva PSI e il tema dell'open data. Quindi la direttiva PSI si colloca in questa finalità ben specifica, e qua due parole, insomma, per superare quel concetto di trasparenza, visto che Gianfranco ci ha messo, non ho la slide adatta, ma insomma lo possiamo raccontare brevemente. La differenza dell'open data rispetto alla trasparenza sta proprio nel fatto che l'open data, diciamo, il dato è riutilizzabile con un'apposita licenza per creare appunto anche valore economico. Di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, come dicevo prima, se ne parla anche in altri contesti, condivisione dei dati tra PA, trasparenza, efficienza della pubblica amministrazione, ma in modo specifico per quanto riguarda l'open data, il riutilizzo dei dati per finalità economica rappresenta proprio l'essenza che contraddistingue tutto questo dalla trasparenza. È evidente che l'azione, il paradigma open data si porta dietro naturalmente anche la trasparenza. Non è altrettanto evidente il contrario, perché pensiamo per esempio a azioni meritorie, adesso mi viene in mente che era Open Policy, se non sbaglio, che rendeva disponibili anche le votazioni fatte in Parlamento. Quello è un atto di trasparenza in qualche modo, diciamo, che ci consente di valutare come operano le persone che noi abbiamo eletto, diciamo, che ci rappresentano nel Parlamento. Quindi quello è un esempio concreto di trasparenza che non produce poi, insomma, salvo rari casi, ma insomma, non produce poi un legame diretto poi con crescita economica, con possibilità di riutilizzo dei dati per finalità economiche. La direttiva PSI, la prima è del 2003, come vedete in questa slide, ed è stata modificata e aggiornata nel 2013. La differenza di 10 anni in questo caso è significativa non solo in termini temporali, ma anche in termini sostanziali. Nel 2003 ancora non c'era il paradigma open data, appunto, di rilascio dei dati in modo libero per tutti. Poi in basso a questa stessa slide trovate i due provvedimenti normativi nazionali con i quali queste due direttive sono state rispettivamente recepite nell'ordinamento nazionale. Ora, dalla direttiva 2013 passiamo alla direttiva che probabilmente vedrà la luce nei prossimi mesi di quest'anno. Nella direttiva del 2013 era già previsto che dopo un termine di 3 anni ci fosse stata una revisione della direttiva stessa. Il termine di 3 anni però naturalmente non decorreva dalla data della direttiva, ma dalla data del suo ricevimento nei vari Stati membri. Quindi il termine finale era più o meno, insomma, 2015, i 3 anni appunto andavano a finire nella seconda metà del 2018. C'è un leggero ritardo, ma insomma perché in effetti stanno lavorando, i vari organismi europei stanno lavorando su questi aspetti. Diciamo, proprio recentemente, a metà gennaio, c'è stato un incontro, diciamo, un momento risolutivo, insomma, che in qualche modo di condivisione tra i vari organismi europei, quindi Parlamento, Commissione e Consiglio.
Quali sono i principi su cui si sta basando questa revisione della direttiva che, appunto, dicevo, dovrebbe vedere la luce, però poi qua ci può essere un punto interrogativo legato alle elezioni europee prossime e quindi da capire se la direttiva verrà adottata prima delle elezioni oppure poi slitterà ad un momento successivo con la nuova composizione del Parlamento europeo. C'è quindi un rafforzamento del principio della disponibilità gratuita dei dati per il riutilizzo. Voglio però evidenziare che non sempre, diciamo, tutti i dati saranno sempre gratuiti, perché comunque viene previsto, sono previsti i casi, scusate, chi è che mi, diciamo, mi ha, ecco, sono sempre previsti i casi. Siamo andati un po' troppo oltre, non so se sono stato io l'artefice di tutto questo. Niente. Se c'è qualcuno che. Gabriele, ti conviene muovere le slide con le freccettine in basso, così salti. Ci sei? Perfetto. Sì, ci sono, grazie. Allora, dicevo, ci sono sempre casi in cui sono previsti, insomma, l'applicazione di costi marginali o addirittura dei casi eccezionali dove appunto è previsto il pagamento di una fee che possa consentire il riutilizzo dei dati. Poi un altro aspetto importante è l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva alle imprese di servizio pubblico nel settore dei trasporti in generale, ma anche nei vari servizi di pubblica utilità. Quindi questo è un altro elemento importante, dove però qua sembra che, vedremo poi la versione finale, più si parla più di un aspetto propositivo che non di obbligo per le imprese che svolgono servizi di pubblica utilità. Poi ci sono, misure di salvaguardia volte a diciamo, rinforzare e limitare la conclusione di accordi di esclusiva che eventualmente le amministrazioni potessero diciamo, svolgere verso alcune imprese, insomma, no? Quindi per limitare questo aspetto che diciamo, anche se non sembra, ma c'è ancora una diffusione di queste tipologie di accordi. C'è un'attenzione particolare sulla disponibilità dei dati in tempo reale e quindi insomma, vengono messe in evidenza alcune opportunità di sviluppo di queste tipologie di dati anche attraverso le API, naturalmente, che diciamo, è uno dei trend del momento. E poi c'è anche un'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva per quanto riguarda i dati della ricerca, qualora finanziata con fondi pubblici. Quindi sono tutti elementi, diciamo, che dovrebbero andare a compimento appunto con l'adozione della direttiva stessa. Un altro elemento molto importante è appunto la rilevanza ai set di dati di alto valore, così generalmente qualificati, ovvero si tratta di adottare un elenco di tipi specifici di dataset considerati di elevato valore. E questa considerazione, diciamo, travalica un po' i confini nazionali, perché in effetti si è voluto dare un'impronta per far sì che, diciamo, ci sia almeno un'equiparazione nei vari paesi europei di alcune tipologie di dataset, data l'importanza e la rilevanza di queste tipologie di dataset per lo sviluppo dell'economia, che è appunto l'obiettivo che abbiamo visto prima. Naturalmente questo elenco di dati di elevato valore non potrà non tener conto della legislazione settoriale nell'Unione Europea e delle categorie naturalmente indicate a suo tempo nella carta Open Data Charter del G8 e quindi in qualche modo tra l'altro riproposti anche con questa comunicazione della Commissione che è qui citata del 2014. Ma diciamo qua si parlava ancora di macro categorie di dataset e nella bozza che attualmente è in circolazione della direttiva appunto c'è un riferimento a queste macro categorie con alcuni dataset specifici perché l'adozione, la definizione di questi dataset avverrà attraverso le consultazioni adeguate con gli esperti e con gli stati membri sostanzialmente. In particolare per i dati delle imprese dovranno essere valutati gli effetti sulla concorrenza, perché chiaramente non si potrà, diciamo, non tenere conto di ciò perché per evitare chiaramente squilibri nel mercato e quindi per quanto riguarda le public utilities anche in particolare saranno da porre particolare attenzione a queste tipologie, a queste tematiche. E naturalmente poi questo elenco di dataset dovrà tener conto della legislazione settoriale, per esempio un caso tipico è la direttiva INSPIRE per quanto riguarda l'informazione geografica,
per garantire che i dataset di questa tipologia di informazioni siano resi disponibili sulla base delle regole tecniche, quindi dei metadati corrispondenti, questo si pronuncia, degli standard di modellizzazione dei dati e di metadati corrispondenti a quella tipologia di informazione. Quindi i prossimi passi sono l'adozione formale della direttiva, che presumibilmente potrebbe avvenire insomma, prima delle prossime elezioni o eventualmente poi con il nuovo Parlamento, e il recepimento della direttiva nei vari Paesi membri nei 2 anni, come previsto dalle normative comunitarie, e poi insomma, in questo frattempo la collaborazione della Commissione con gli Stati membri per individuare queste serie di dataset di alto valore. Alcuni probabilmente saranno già allocati nella direttiva stessa e quindi probabilmente li vedremo magari con maggiore immediatezza. Tutto questo appunto fa parte della data economy che in qualche modo nasce dal Digital Single Market, che è uno dei pilastri appunto dell'agenda digitale europea. Ora io volevo approfittare di questa, di questa circostanza, di questa occasione, per fare un po' un excursus, perché come noi ci poniamo, perché ovviamente l'obiettivo del rinnovo della direttiva, qual era? In quella del 2013, attualmente vigente, attualmente codificata, appunto veniva previsto che nei 3 anni di implementazione nei vari paesi europei facciamo un po' il punto della situazione e quindi aggiorniamo la direttiva sulla base di come questa viene implementata nei diversi paesi europei. Allora, in effetti, noi che cosa abbiamo fatto in questi termini in Italia? Insomma, qua ci sono una serie, ho voluto ricordare un po' una serie di passaggi che, in qualche modo, a decorrere dalla pubblicazione della norma di recepimento in Italia della direttiva PSA, avvenuta nel luglio 2015, era il decreto legislativo 108, se non sbaglio, se ricordo bene. Quindi, su quali altre azioni, le principali, che sono state messe in campo in Italia? Allora, abbiamo avuto la definizione del profilo nazionale di metadati, di CattaPT, di cui spesso avete sentito parlare. Abbiamo avuto l'aggiornamento, un aggiornamento molto significativo delle linee guida sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, sempre nel mese di novembre 2016. Poi abbiamo nel marzo 2017, in occasione della prima settimana dell'amministrazione aperta, quindi oggi insomma, in questa circostanza ricorre anche il secondo compleanno del nuovo portale Dati Covid, insomma, che è appunto messo in produzione nell'8 marzo 2017, in quell'occasione. Poi c'è stata una definizione, una più accurata definizione della strategia nazionale in questo campo, e dove l'agenda nazionale che era prevista inizialmente nell'articolo 52 del CAD, che poi questa norma è stata poi abrogata, l'abbiamo comunque trasferita all'interno del piano triennale, perché si cominciava appunto, si stava lavorando per la definizione del primo piano triennale all'epoca, stavamo nel 2017, dove appunto abbiamo fatto confluire gli elementi essenziali dell'agenda nazionale nel piano triennale, ovvero il protocollo Data Open Data Management, che era nato in un contesto di un'altra azione specifica per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo di partenariato, e chiaramente l'abbiamo ritenuto in quella circostanza che quell'elemento, quel protocollo, quella serie di azioni potessero essere appunto base di partenza un po' per tutte le amministrazioni, non solo per coloro che partecipavano a quel confronto, potessero essere una base di riferimento per tutte le amministrazioni e quindi a buon diritto essere considerati nel piano triennale, insieme al paniere dinamico di dataset, ovvero una serie di dataset che in qualche modo ci consentono oggi di misurare l'azione open data in Italia ai fini degli obblighi previsti nell'accordo di partenariato. Qua ci sono altre azioni che abbiamo messo in campo in questo periodo, dall'indagine nazionale, questa sia nel 2017 che nel 2018, sul grado di maturità degli open data, è un'azione che continuerà anche quest'anno naturalmente. Poi la promozione degli open data attraverso il portale Dati Covid, quindi con i contenuti relazionali, i seminari online, le varie iniziative che vengono svolte, tipo i seminari che sono stati fatti per i comuni, quindi per diffondere, per promuovere il tema open data anche a livello comunale. Poi abbiamo pubblicato le schede descrittive delle basi dati di interesse nazionale e l'aggiornamento delle relative linee guida fatto nel mese di agosto 2017. Poi ci sono state le indagini open data, abbiamo valorizzato questa indagine fatta in un contesto privato, e l'abbiamo insomma messa in evidenza perché in effetti una prima azione significativa per vedere come gli open data venissero in qualche modo riutilizzati dalle imprese.
Nell'ottobre 2017 c'è stata la segnalazione del portale italiano Dati Covid come best practice insieme ad altri paesi europei per il coinvolgimento degli utenti, per l'utilizzo di queste forme di comunicazione che in qualche modo abbiamo messo in campo ed anche per le sue, diciamo, peculiarità che in qualche modo hanno contraddistinto questi 2 anni di attività del portale Dati Covid. Il portale, il rapporto Open Data Maturity del 2017 vedeva poi l'Italia ben posizionata tra i paesi europei, quindi con un passaggio significativo di parecchie posizioni che ci vedevano proiettati verso i trendsetter, ovvero verso coloro che in qualche modo fanno tendenza, insomma, a livello europeo. Nel gennaio 2018 abbiamo adottato le linee guida per l'implementazione dello standard GeoDKTP, di cui abbiamo fatto uno specifico webinar qualche settimana fa, su cui eventualmente ci potremo, anzi ci dovremo sicuramente ritornare per andare a vedere le azioni specifiche da fare, da mettere in campo per quanto riguarda il portale Dati Covid. Nell'aprile 2018 la nuova versione del catalogo nazionale per i dati territoriali, con cui bisogna attivare quei ne necessari dialoghi per garantire quel coordinamento di azione tra le politiche di eGov e delle politiche di Inspire, come appunto la direttiva PSI ha evidenziato e sta evidenziando. Nel maggio 2018 il DESI ci indicava, insomma, diciamo, in una buona posizione, con un significativo passo in avanti, con un rating addirittura superiore rispetto alla media europea. Nel novembre 2018 scorso, un consolidamento dell'Italia tra i paesi trendsetter con un buon livello di maturità nelle diverse dimensioni. Arriviamo ad oggi, il nuovo endpoint GeoDKTP di cui vi accennavo prima, di cui abbiamo parlato in un webinar apposito a fine febbraio, che consentirà di far sì di collegare i metadati presenti nel repertorio nazionale dei dati geografici con renderli quindi accessibili anche attraverso un portale alfanumerico quale Dati Covid. E infine arriviamo a ieri, l'adozione del piano triennale 2017-2019 di AGID, che contiene naturalmente delle azioni che riguardano anche gli open data, anche i dati geografici e su cui magari ci torneremo magari in un'altra occasione. Io, diciamo, non vorrei rubare tempo alla presentazione successiva, quindi pur avendoci altre slide mi fermerei qui. Questa è una ripresa di alcuni fact sheet che nell'Open Data Maturity Report riguardano l'Italia. L'ultima segnalazione appunto che in questo documento, in questa configurazione nazionale, vedeva in evidenza tra le best practice che appunto l'Italia ha ritenuto di portare all'attenzione dell'Europa nel definire questo quadro, questo rapporto di monitoraggio annuale, appunto l'azione Open Cap di cui il prossimo intervento del collega Andrea. Grazie a tutti della partecipazione, vi saluto. Grazie mille Gabriele per la tua presentazione, molto chiara, molto esaustiva, e anche grazie per questa panoramica appunto su quanto è stato fatto in Italia sugli open data. Adesso do la parola ad Andrea Chiacchiararelli di OpenCoop per la presentazione del progetto. Andrea, a te la parola, grazie. Grazie, grazie Michele, grazie Gabriele. Insomma, siamo arrivati a questo intervento che riguarda un'iniziativa Open Data, diciamo, dal punto di vista operativo vero e proprio. Quindi, diciamo, è un pochettino, insomma, il proseguio di quanto era stato già illustrato, ben illustrato dall'intervento di Gabriele. Lo andiamo poi a calare su una realtà più operativa. E effettivamente, come già stato segnalato, lo scorso anno per noi è stato un anno pieno appunto di riconoscimenti, e questo praticamente ci fa ben sperare per il futuro, ma ci segnala che la strada che stiamo percorrendo è probabilmente quella giusta. Insomma, volevo segnalare, ma non per incensarci, ma che abbiamo ricevuto da pochissimo un ulteriore premio, che è il premio Innovazione 2018, consegnato al Palazzo dal Presidente del Senato lo scorso 4 marzo. Bene, di che cosa parliamo? Io partirei da una piccola presentazione del portale OpenCoop, e alcune considerazioni poi su quello che stiamo facendo e che vogliamo fare.
Nasce probabilmente ormai è un'opinione abbastanza diffusa il fatto che si parte dal progetto codice unico di progetto, scusate, della ripetizione, che nasce diciamo una grandissima banca dati, un'ambiziosa banca dati che nasce nel 2003 fondamentalmente con l'obiettivo di creare in Italia una unica anagrafica dei progetti di investimento pubblico. Quindi l'obiettivo principale di base è quello di assegnare ad ogni progetto di investimento pubblico un codice. Questo obiettivo di per sé sembra abbastanza banale, ma insomma, mettiamoci nel contesto della pubblica amministrazione dove si voleva raggiungere questo obiettivo per andare poi a intercettare informazioni che riguardano determinati progetti di sviluppo all'interno di diverse banche dati, grazie appunto al vantaggio di avere una chiave univoca univocamente collegata al progetto. Questo già se ne parlava già nel 2003. Ovviamente sono stati anni e anni di lavori. Attualmente la banca dati CUP è una realtà, è entrata a regime, ormai è diventata un patrimonio della pubblica amministrazione. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, grazie appunto a un finanziamento nuovamente accordato a valere su Bond Governance e Capacità Istituzionale 1420, ci sono dato l'opportunità di creare e realizzare il portale aperto del sistema CUP, che viene appunto chiamato portale Open CUP. Diciamo che il portale si rappresenta come uno strumento di navigazione dei dati, quindi ha questa caratteristica principale, oltre ad avere un sistema agevolato e comunque abbastanza fruibile di navigazione, ha la possibilità appunto di andare a intercettare quali sono gli open data, quindi una sezione dedicata agli open data, in modo tale che ciascuno interlocutore può scaricare l'enorme quantità di dati e poi utilizzarla per i propri scopi. Stiamo parlando di un portale che registra un totale di 5 milioni di record, quindi la banca dati del sistema CUP prevede la registrazione a fine 2018, inizio 2019, di più di 5 milioni di record, quindi di CUP assegnati a altrettanti progetti. Sul portale Open CUP abbiamo finora pubblicato soltanto una parte, ma soltanto insomma, tra virgolette, circa il 50% delle informazioni, per il semplice motivo che stiamo parlando di fattispecie progettuali molto variegate e quindi insomma, per evitare di confondere i lavori pubblici dagli incentivi, dai progetti di ricerca, dall'acquisto di servizi o di beni, il portale sta man mano evolvendo per cercare di rendere, diciamo, una rappresentazione dell'informazione in maniera più fruibile possibile. Un altro argomento che sicuramente abbiamo trattato in maniera molto evidente nell'iniziativa che stiamo realizzando è quello appunto di valorizzare al massimo la prerogativa dell'utilizzo del codice quale strumento per la, come possiamo dire, la interoperabilità tra diverse banche dati. La scelta, la strada che abbiamo voluto percorrere è stata quella di far collaborare una serie di soggetti che sono ritenuti, possiamo dire, degli esperti di settore, in modo tale da poter confezionare al meglio il dataset da registrare per ciascun progetto. È degno di nota proprio per questa finalità la collaborazione che abbiamo avuto con una serie di università e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, proprio perché grazie appunto al loro contributo è stato possibile identificare correttamente l'unità di rilevazione, che appunto vi avevo citato inizialmente era definita come progetto di investimento pubblico, ma va da sé che un conto è parlare di lavori pubblici, un conto di incentivi e un conto ad esempio di progetti di ricerca.
Quindi diciamo, l'attenzione principale, almeno per parte del tempo che è stato trascorso, è stata quella di andare a definire correttamente le caratteristiche di queste unità di rilevazione. Perché? Perché poi avendo definito correttamente questi aspetti, nasce un potenziale di interoperabilità abbastanza evidente. Poi con me Emanuela Cappello che vi darà qualche indicazione in più anche su questo argomento. Un'altra informazione che insomma, vorrei lasciarvi anche come spunto di riflessione è questa, riguarda fondamentalmente l'aspetto della qualità dei dati. È vero che noi abbiamo lavorato molto nella fase di alimentazione della banca dati. Quindi dal 2003 fino, possiamo dire, al 2007-2008, la grande attenzione è stata posta principalmente nel far crescere numericamente e quantitativamente la banca dati. È vero però che il valore della banca dati non è esclusivamente relativo alla numerosità, alla quantità delle informazioni inserite, ma deve essere comunque messo in relazione all'aspetto che riguarda la qualità dei dati. Su questo abbiamo fatto una serie di interventi e ci siamo impegnati in maniera molto costante e quindi le informazioni che vengono esposte sul portale prevedono una sorta di bollinatura, e cioè laddove il singolo progetto è stato verificato sia diciamo, attraverso tecniche manuali che sia attraverso tecniche automatizzate, c'è diciamo, una espressa identificazione in modo tale che chi poi deve fruire delle informazioni può capire e verificare autonomamente qual è il livello di qualità del dato ottenuto. Un ultimo argomento, poi lascio la parola a Emanuela Cappello, che volevo segnalare che questa è la settimana dell'amministrazione aperta. Noi, grazie appunto all'invio di Formez Agid, facciamo quel racconto, questa brevissima esposizione del portale Open Coop, ma abbiamo anche altre iniziative durante questa settimana. Al 15 venerdì saremo ospiti di un istituto di ricerca, la Human Technopole di Milano, dove andremo ad analizzare ed esporre e anche a rappresentare informazioni che riguardano la ricerca, comunque come viene programmata la ricerca in Italia, anche grazie all'uso che se ne fa delle informazioni diciamo, messe a disposizione dal sistema CUP. L'invito, chiudo, è quello di prendere visione del portale collegandovi direttamente al sito opencoop.gov.it, dove insomma, autonomamente potete eseguire delle ricerche mirate e anche togliervi qualche curiosità rispetto a progetti di investimento che riguardano il vostro territorio. Se si stanno facendo gli interventi sulla scuola dove portate il vostro figlio, se sono previsti progetti di manutenzione straordinaria rispetto a delle strade che di solito vi trovate a percorrere. Insomma, l'idea, l'intuizione è quella di lasciare molto spazio ovviamente a chi è poi partecipante, insomma, chi utilizza poi il progetto e il portale in modo tale da poter far nascere e comunque valorizzare il contenuto informativo. Grazie e passo la parola ad Emanuela Cappello. Buongiorno a tutti, mi inserisco dopo l'intervento di Andrea. Io mi occupo soprattutto della parte di comunicazione del progetto Open Coop, il progetto finanziato, come ha ricordato Andrea, dal PON Governance e Capacità Istituzionale. Premeva sottolineare in questo momento storico, anche dove appunto con l'Open Data Maturity Report l'Italia ha conseguito un nuovo risultato, collocandosi tra i paesi trendsetter.
E giunti a questa maturità, diciamo, il momento storico, per gli open data è appunto quello di abbiamo i dati vivi, adesso mettiamoli in relazione e alziamone la qualità. Quindi, oltre alla quantità, lavorare molto, come ha detto anche Andrea, sulla qualità dei corredi informativi. E diciamo, il valore aggiunto del progetto Open Coop appunto è questa chiave. La chiave del Coop è, oltre a nascere come obbligo da parte del legislatore, oggi ne beneficiamo perché viene apposta nei documenti di spesa. E questi documenti di spesa molto spesso fanno parte di banche dati di monitoraggio come Open BIDAP, Open Cantieri, Open Coesione, Italia Sicura o altri portali Open Data come RNA, che si occupano del Registro Nazionale degli Aiuti, che si occupano appunto della parte degli benefici alle imprese. Quindi al momento OpenCoop espone l'integrazione con portali open data che si occupano di spesa pubblica ed è interrogabile attraverso il portale con Open Cantieri, Open Coesione e Italia Sicura, laddove appunto espongono il codice CUP. Attendere appunto ci piacerebbe interconnetterci sempre più con altri portali, quindi con il nuovo restyling, la nuova release che c'è stata di Open BIDAP. Rispetto al tema che stiamo affrontando con la revisione della PSI, rispetto appunto nell'attesa che vengano individuati i dataset di elevato valore, noi come team OpenCoop ci impegniamo appunto a produrre dei risultati anche in termini economici. Questo è il nostro, sensibilizzando il riuso dei dati CUP e quindi da parte della società civica, dei ricercatori, degli esperti di Banca d'Italia, come hanno già fatto, che si avvalgono appunto dell'archivio dei dati pubblicati su OpenCoop per studiare e intercettare dei fenomeni economici. E quindi dobbiamo puntare, attraverso la condivisione delle informazioni di qualità, a far sì che tutti i sistemi che utilizzano il codice CUP riescano a completarsi a vicenda, anche aumentando la capacità di lettura del dato. Grazie. Noi abbiamo ultimato. Benissimo, grazie mille Manuela, grazie anche ad Andrea per la vostra presentazione, molto interessante. Allora io inviterei anche gli altri relatori a collegarsi, a riattivare il loro webcam per i saluti, le conclusioni. Gabriele, non so se vuoi aggiungere qualcosa. E nel Sì, frattempo, no. mentre ci pensate, io vi comunico che abbiamo già pubblicato le slide di questo webinar sulla pagina di Eventippia e anche per quanto riguarda gli eventi passati e anche di stamattina sono state già pubblicate anche le registrazioni. Ok, Gabriele, a te la parola. No, beh, giusto qualche considerazione veloce, non ci sono domande particolari, quindi insomma, però qualche considerazione sul fatto della necessità di guardare da questo momento in poi, perché visto la strada che comunque è stata fatta in questi 2 o 3 anni per quanto riguarda l'implementazione della direttiva PSI, guardare, come è stato evidenziato dai colleghi, da questo momento in poi il riuso dei dati per le finalità economiche. Gli altri argomenti sono tutti argomenti importanti per carità, ma diciamo hanno una rilevanza in questo momento secondo me maggiore. La seconda fase di questa direttiva deve essere proiettata a questi obiettivi, al data economy, perché chiaramente, come diceva, evidenziava Gianfranco, questa è una rivoluzione, una terza rivoluzione dopo quella industriale, dopo quella del petrolio. Anzi, noi qua tra l'altro, come non mi ricordo chi è che lo diceva, qua abbiamo un vantaggio, a differenza del petrolio che si consuma, il dato può essere riutilizzato n ed n volte e diciamo non si consuma, quindi non si esaurisce sostanzialmente. Quindi lo stesso dato è suscettibile di essere riutilizzato più volte, anche da imprese diverse, anche da stakeholders diversi, anche da appunto, tutte persone che possono in qualche modo creare un valore economico dal riutilizzo di questi dati. Questo è il tema più importante in questo momento ed è il motivo per cui la direttiva PSI ha voluto prevedere fin dal suo inizio la necessità di una revisione che appunto sta avvenendo in questo periodo. Io saluto tutti quanti presenti, insomma, vedo che siamo oltre i 300, nonostante siamo arrivati alla fine, quindi mi ha fatto molto piacere. Sicuramente ci saranno altri appuntamenti e un abbraccio a tutti e grazie.
Grazie, io invito tutti i nostri, insomma, ringrazio i nostri partecipanti e li invito a guardare i webinar dei prossimi giorni che abbiamo organizzato come Formez PA in collaborazione col Dipartimento della Funzione Pubblica e con Agid. Quindi andate, guardate, iscrivetevi, vi aspettiamo per i prossimi webinar. Grazie a tutti i relatori di oggi per gli interessantissimi interventi. Un saluto. Ciao, grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Ciao a tutti.